Walter, un passo indietro rispetto a queste prime tre partite, la prima sconfitta del Modena, poi vedremo come è maturata, ma come valutazione generale? Ma direi un passo indietro di risultato, al di là che onestamente qualcosa è mancato sotto l'aspetto della cattiveria, dell'aggredire in avanti. È ovvio che non siamo stati fortunati in alcune situazioni e paghiamo un attimino anche l'impatto iniziale. È andato molto bene con la squadra, il primo tempo molto bene. Secondo tempo, abbiamo sbagliato un paio di occasioni importanti. Chiedevo il secondo tempo di alzare un po' di più la squadra forse si è un po' un attimino, forse abbiamo pagato un po' di soggezione perché non c'era tanta gente allo stadio, ma credo che abbiamo pagato una troppa sicurezza alla nostra. Quindi Babacar ha avuto due occasioni, una nel primo tempo e poi alla fine, no? Sì. Quale delle due secondo te è mancata? Quella del primo tempo diciamo che è stata un'azione molto bella, corale e tutto, potevamo sfruttarla meglio, però voglio dire questo, noi siamo una squadra di giovani, siamo una squadra che possiamo aver perso, ma però sotto l'aspetto del gioco non siamo stati inferiori assolutamente al nostro avversario, perché fin dei conti hanno fatto un tiro in porta sul calcio d'angolo e uno sul primo tempo dove ha fatto una bella parata Manfredini. Dovevamo sfruttare di più, secondo me, gli esterni che dovevano partire. Oggi forse abbiamo pagato un attimino sicurezza, che delle volte la sicurezza non è sintomo di forza. Ma sul gol loro la squadra, insomma, la difesa si è fatta un po' anticipare. Ma sì. Cioè Potenza, insomma, lì abbiamo, Potenza si è fatto spostare perché hanno cambiato la marcatura e credo che lì è stato bravo a spostarlo e a fare gol. Ecco, su una situazione così onestamente potevamo far meglio. Sì, diciamo, ti brucia il discorso della sconfitta? Molto, perché sotto l'aspetto, però ecco, dobbiamo ripartire a testa su e non a testa bassa, perché le giocate ci sono. È ovvio che la prima sconfitta dà fastidio a tutti e in modo particolare a me, e sono convinto che questo ci servirà, perché andiamo a affrontare una buona squadra già sabato. Di Bianchi si vede che non è ancora ben integrato in questa squadra qua, sembra un po', sta facendo un po' fatica. Ma fatica perché non ha mai giocato, è ovvio, sotto l'aspetto fisico qualcosa paga, lo stesso Potenza paga sotto questo aspetto, però sono convinto più giocheranno e più ci daranno una mano. Salifus è entrato bene in partita, come lo stesso Surrago, che è entrato, ha dato una spinta enorme, perché dopo loro non è che hanno più passato la metà campo, sì, l'hanno passata perché noi eravamo in avanti e qualche contropiede l'abbiamo presa, ma era normale, perché d'altronde dovevamo cercare in tutti i modi di pareggiare questa partita. Per finire, a livello statistico, loro credo 8-9 tiri nello specchio della porta, il Modena, a parte Babacar, forse uno di Molina, poche conclusioni nello specchio della porta del Bari, anche se magari c'è stata iniziativa, soprattutto alla fine, insomma, sì, quando ha manovrato, ecco, però. Iniziative molte, come hai detto tu, credo, sì, loro hanno creato qualcosa, ma tutto dovuto a noi, palla nostra e palla data noi a loro, perché onestamente loro non è che hanno creato del gioco per crearci problemi. Noi quando abbiamo preso il tiro in porta è perché era il pallone nostro. Dobbiamo migliorare su questo. Grazie.